La chiesa è una piramide rovesciata, cioè in alto ad ascoltare lo spirito c'è il popolo, e poi mano a mano si arriva in basso dove c'è il vescovo di Roma. Ecco qui la desistenza dell'autorità. Nell'enciclica Utunum Sint, allora, l'articolo sulla collegialità, sodalizio numero 59, l'articolo sulle encicliche di Giovanni Paolo II, Utunum Sint, sodalizio numero 43. Come sapete, in Utunum Sint, Giovanni Paolo II chiede, auspica e chiede consigli ai non cattolici per come riformare il papato. Ci dite, voi siete contro il Papa. Cari signori, noi siamo forse gli unici che difendono ancora il Papa. Non difendono il Papa i lefebriani, che dicono Bergoglio è Papa, Wojtyla era Papa, Montini era Papa, e per salvarsi bisogna fare tutto il contrario di quello che dicono. Non difendono il Papa, lo combattono. Non difendono il Papa i modernisti. Cosa vi ho appena detto? Il Papa è quello che deve ascoltare quello che dicono i vescovi, quello che dicono i preti, quello che dicono i fedeli, perché solo ascoltando il popolo io so che cosa devo dire. Lo difendiamo solo di noi. Noi difendiamo il papato. Noi difendiamo il papato, crediamo ancora quello che i papi hanno detto. Non diciamo che bisogna disobbedire al papa, rifiutare il magistero del papa. Diciamo che un insegnamento che non può essere quello della chiesa non può venire dal papa. E questo è l'ultimo punto. Quindi coloro che pretendono di difendere il papato e il papa, in realtà contestandolo, ridicolizzandolo, ingiuriandolo, come fanno sia i modernisti che i tradizionalisti, ebbene tutti costoro non sanno neppure il papato che cosa sia e non hanno lo spirito della Chiesa e della fede, hanno lo spirito del 68, che è lo spirito di contestazione. Gli uni contestano i papi del passato in nome di quelli di oggi, gli altri contestano i cosiddetti per loro papi di oggi in nome di quelli di ieri. Nessuno crede più nel papato, e questa è la tragedia sessantottesca in cui ci tocca vivere e combattere.